Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Io sono Elle e oggi vi parlerò di 5 serie TV o film che potete guardare se siete in astinenza da Bridgerton. Allora, premessa doverosa, in realtà c'è poco finora in TV di simile a Bridgerton, proprio perché Netflix, con questa serie TV ha osato proporre per la prima volta una serie TV americana. In costume, che avesse un grande budget, che avesse un certo tono, che tra l'altro è quello che è piaciuto molto agli spettatori, ovvero un tono scanzonato, leggero, un po' audace con certe scene. Ecco, ricalca il contenuto di un universo di romanzi rosa che sono disponibili, ma che finora non hanno trovato spazio a sufficienza in televisione, soprattutto se parliamo di romanzi rosa storici. Quindi il mio primo consiglio, se seguite il mio canale, poi ve ne darò altri più specifici, è quello di iniziare la lettura di questi romanzi se volete avere di più di questo specifico contenuto, di cose che somigliano a Bridgerton. Se invece non siete grandi lettori o proprio volete sul momento trovare altre serie TV che vi diano le stesse sensazioni o quasi, sono qui a consigliarvi serie TV o film che possano fare al caso vostro. Partiamo dalle produzioni Netflix. La prima che vi consiglio è Virgin River, una serie tratta da una saga di romanzi rosa storici contemporanei scritti da Robin Carr. Virgin River ha come protagonista Mel, un'infermiera ostetrica che dalla grande città si trasferisce per motivi suoi che scopriremo nel corso della prima stagione, in una piccola città di non campagna, montana, nel nord della California. I paesaggi che vedrete durante la serie sono stupendi e qui si nota una certa differenza di produzione rispetto ad altre serie americane che potete aver visto, perché si vede che c'è un budget importante da un punto di vista della scenografia e della regia. Mel va ad aiutare un medico ombroso che non ha voglia di avere qualcuno che lo assista, ma che ne ha disperatamente bisogno sia per l'età, sia perché comunque la comunità si appoggia su di lui. Il medico ha un'ex moglie in picciona e Mel, quando arriva in questo posto all'inizio vuole scappare, ma piano piano si affeziona alla popolazione, a una bambina abbandonata e soprattutto al gestore del bar locale Jack, un ex militare che ovviamente la desidera a sua volta. Nel mezzo ci sono personaggi che si trovano a vivere vicende che insomma rendono la vita di questa cittadina un pochino meno noiosa, ovvero una donna con un figlio che sta scappando dall'ex marito violento e una comunità di criminali dediti alla vendita di farmaci e droga nelle vicinanze di questo piccolo paradiso. Finora Netflix ha prodotto ben 2 stagioni di Virgin River e sicuramente ci sarà una terza per farvi capire il successo comunque che ha avuto questa serie. Ma andiamo oltre, che cos'altro possiamo trovare su Netflix? Il colore delle magnolie è un'altra serie contemporanea basata questa volta su una piccola cittadina in una delle regioni centrali dell'Alabama, forse, dell'America. E si basa sulla storia di 3 donne, tutte molto diverse tra loro, amiche, che decidono di aprire insieme per far ricominciare la loro vita, far prendere un nuovo corso alla loro vita, una sorta di hotel spa. Ristorante. Ognuna riesce ad apportare qualcosa di speciale a questa nuova impresa. Abbiamo una cuoca con una figlia che ovviamente le dà problemi, è una figlia adolescente. È un personaggio tra l'altro un po' diverso da quelli soliti perché è una donna in sovrappeso, però nella serie non viene data importanza a questo aspetto e fanno bene. Poi abbiamo una avvocatessa di colore di successo che non ha avuto figli e ha un antico amore che forse ritorna nella sua vita, o forse lei deve piuttosto prestare attenzione a un nuovo amore. E poi la protagonista principale, che è una madre di 3 figli,
col marito che sta divorziando da lei perché l'ha tradita e ha messo incinta la sua segretaria. Il marito è una piccola personalità locale, non so se è un dentista o comunque un medico, quindi in teoria lui era nella posizione di forza, infatti lei sta raccogliendo i cocci della propria vita perché era una madre casalinga. E lo fa con grande dignità e ovviamente in questa prima serie troverà un nuovo amore. Ho molto apprezzato il fatto che, benché la serie sia scontatissima con i dialoghi e anche con alcuni stereotipi, dopo un po' l'amante, la nuova compagna del marito, trovi una dignità nella sua condizione, specie, con riguardo a quello che ha delle azioni a cui darà vita questo tizio qui, che è proprio da prendere a pugni. E c'è molta solidarietà femminile in questa serie TV. La serie è finita con cioè la prima stagione è finita con un cliffhanger che gli ha assicurato una seconda stagione che è già in produzione e che ci sarà sicuramente. Passiamo a una sorta di altro genere. Se in Bridgerton vi è piaciuto la sessualità molto sottolineata e gli intrighi, allora forse può fare per voi una serie molto recente che non è tratta da romanzi rosa e che somiglia, è un mix tra, oddio, Scandal, Gossip Girl. Giovani bellissimi che si pugnalano alle spalle e che tentano la scalata per il successo. Parlo di Tiny Pretty Things, una serie basata sul balletto artistico, interpretata tra l'altro da veri ballerini e si vede perché se c'è un motivo per cui ho guardato questa serie che normalmente non è nelle mie corde, è proprio per il ballo. Le coreografie sono fatte molto bene, i fisici sono scultorei, agilissimi, è un piacere guardare questa serie anche solo da questo punto di vista. La protagonista è una ballerina di colore che si fa largo in questo ambiente ovviamente tutto white, tutto bianco. In cui deve competere principalmente contro un'altra ragazza che è la figlia di un membro del consiglio e lei ovviamente è la principessa della situazione e punta con ogni mezzo possibile a ottenere il ruolo di prima ballerina. Mi ero dimenticata di un paragone importantissimo, in realtà questa serie somiglia come impostazione molto a Pretty Little Liars perché inizia con la ballerina principale che ballava su un tetto molto artisticamente sul filo del parapetto e viene buttata di sotto da una figura misteriosa. E durante tutta la serie abbiamo la sua voce in sottofondo che in realtà parla agli altri personaggi e entra nei loro sogni. E quindi uno dei misteri della serie è scoprire chi l'ha buttata di sotto perché questa persona è ancora a piede libero e potrebbe ancora fare del male. In che senso può interessarvi se avete visto Bridgerton? Beh, qualcuno l'ha definita soft porno perché ci sono praticamente a ogni puntata ci sono scene di sesso abbastanza spinto. E poi sì, c'è la questione degli intrighi e degli scandali e questo potrebbe piacervi, certo, stiamo parlando di una serie che somiglia più alle altre che vi ho citato, Gossip Girl e Pretty Little Liars. Purtroppo su Netflix in sé non c'è ancora molto, io sono sicura che dopo il successo di Bridgerton ne arriveranno altre, ma dovremo aspettare ancora un pochino. Passiamo ai film, anzi non ai film, scusate, alle produzioni presenti su Amazon Prime Video. Come serie TV potete trovare Downton Abbey, che vi racconta sempre storica, ambientata però nel periodo post-vittoriano. Sono andata a fare delle ricerche e la serie è ambientata circa dal 1912 fino al 1926, quindi siamo in epoca quasi moderna e siccome era un periodo cruciale perché in quel periodo è avvenuta la Prima Guerra Mondiale, ci sono state grandi trasformazioni nel ruolo delle donne. Potete quindi seguire le vicende delle tre protagoniste, anche se i protagonisti in realtà sono di più. Abbiamo questa famiglia nobiliare, padre, madre e le tre figlie. Mary è la prima, Sybil, oddio non ricordo il nome della seconda.
Queste sorelle che, a parte la terza, le prime due si detestano e si fanno sgambetti a vicenda, dovrebbero essere, sono figlie di un conte entrambe, quindi dovrebbero, avere dovrebbero essere amiche o comunque darsi una mano, invece, no, vogliono, si odiano entrambe. In particolare la seconda sorella odia la prima. Avete notato che non c'è un figlio maschio in tutto questo? Perché, infatti, il grosso problema è che non possono ereditare queste figlie e quindi il titolo di conte e le proprietà su Downton Abbey, questa tenuta che ospita la famiglia, questo bellissimo castello che è diventato meta di pellegrinaggio dopo il successo delle 6 o 7 stagioni di Downton Abbey, tutte presenti su Amazon Prime Video, è diventata, dicevo, un posto da visitare assolutamente. Il conte, volendo, potrebbe modificare il suo testamento per lasciare Downton Abbey alla figlia maggiore o alle figlie, ma non vuole farlo perché la tenuta non si può mantenere senza i soldi del resto delle proprietà che sono entailed, ovvero legate al titolo, e quindi se facesse una cosa del genere il conte manderebbe alla rovina Downton Abbey, e quello che lui considera il suo compito nella vita è quello di mantenere e preservare questa tenuta qui, la casa dove tra l'altro si aggirano una serie di servitori, maggiordomi, entriamo anche nelle loro vite e quindi riusciamo a vedere com'era la vita dell'epoca, sia dal punto di vista dei nobili che dal punto di vista della gente comune. Le persone comuni iniziavano a poter fare scalate sociali relativamente. C'era una cameriera che ad esempio doveva imparare a leggere. Interessante. Mi sono dimenticata di dire il protagonista maschile è Matthew, che sarebbe l'erede del conte, un lontano cugino, che quando arriva nella casa come ospite, lui era un borghese a cui tra l'altro interessa poco della nobiltà ormai di quello che ne è rimasto perché siamo all'inizio del secolo scorso, mentre il conte e la di lui moglie, un'americana che gli ha portato una grossa dote, vorrebbero che sposasse una delle figlie, così tutto rimane in famiglia, ma ovviamente quale delle figlie dovrebbe sposare? Inoltre Mary, che è quella a cui tutti vorrebbero accoppiarlo, non lo può vedere, lui non la può vedere di rimando, ma è chiaro che l'amore scoppierà non in maniera lineare e questo potrebbe piacervi se vi è piaciuto Bridgerton. Qual è la grossa differenza tra Bridgerton e Downton Abbey? Downton Abbey è una serie garbata, è britannica, è una serie di maniera. Sì, ci sono degli scandali e tra l'altro ce n'è uno proprio, credo, nel primo episodio o nel secondo, mi ha fatto morire dalle risate. Però è tutto fatto non in maniera sfacciata, calma, un po' più dilatata. Vi dicevo, ben 6 stagioni, cada una credo da una decina di puntate, quindi siamo ben oltre quello che finora ha fatto Bridgerton. Molto più realistica. Se la guardate ve ne innamorerete, vi innamorerete soprattutto della madre del conte, Lady Violet, che è diventata col tempo un meme con le sue battute acide. È grandiosa, è interpretata da Maggie Smith, che nei film di Harry Potter ha interpretato la McGranit. Vi consiglio di guardarla, non ve ne pentirete e avrete di che intrattenervi per un bel po'. Se però volete qualcosa di un pochino più corto, adesso andiamo a parlare dei film. Bridgerton è tratto dai romanzi Rosa Regency e il romanzo Rosa Regency per eccellenza, per quanto non venga definito tale, il libro, anzi, che ha dato via a tutto il genere, è Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, di cui ci sono state diverse trasposizioni. Non ho visto io la trasposizione britannica, o meglio ci ho provato, ma non faceva per me con Colin Firth, giudicato il miglior Darcy di sempre. Ho visto invece il film del 2006 con Keira Knightley e Matthew McFadden, che è ora presente su Netflix. E ve lo consiglio in particolare perché potrete vedere proprio per l'uso dei costumi e della scenografia com'era la vita in effetti a quel tempo e per l'uso anche delle luci. Tutto
Tutto quello che avete visto in Bridgerton, così moderno, ecco, è proprio una versione fantasy di come andavano le cose all'epoca, di cui sicuramente siete già stati coscienti mentre guardavate. Però, se volete vedere com'era effettivamente la vita di allora, soprattutto nelle campagne, guardate Pride and Prejudice, con Keira Knightley. È una versione più moderna dei libri, del libro, scusate, e io l'ho amata molto, soprattutto per le meravigliose musiche di Dario Marianelli. Però, ecco, se volete una trasposizione più fedele, andate sicuramente sulla trasposizione britannica, la miniserie BBC, dello stesso nome, Orgoglio e Pregiudizio, con Colin Firth. Che cosa altro potete guardare come film? Ambientato circa una ventina di anni prima, sempre con Keira Knightley, e giuro che non avevo fatto il collegamento fino a quando non ho stilato questa lista. Potete guardare su Amazon Prime Video La Duchessa. La Duchessa sarebbe Georgiana Spencer, una antenata di Lady Diana Spencer, una prozia. L'ho trovato interessantissimo, lo guardo sempre con piacere. Georgiana Spencer era una figlia di un conte che, quando è molto giovane, viene notata da un duca che la desidera subito perché lei è molto giovane, ma non la desidera da un punto di vista passionale, semplicemente la vuole come moglie perché vuole procreare e quindi la prima cosa che chiede infatti è: ma farà dei bambini? E la madre di lei le assicura: sì, nella nostra famiglia sono tutte molto prolifiche. Georgiana avrà un matrimonio senza amore, e diventerà una it girl della sua epoca, una Lady Diana della sua epoca. Detterà le regole dello stile, della moda, avrà anche simpatie politiche, diventerà l'amante di un conte. Tutto questo è tratto da una realtà storica, da una figura realmente esistita, vi dicevo, e dalla sua vita. E ad un certo punto si troverà a diventare amica di quella che diventerà l'amante fissa del marito. Possiamo dire che, ecco, laddove in Bridgerton abbiamo visto Daphne che si innamorava di un bel duca giovane che guarda caso sicuramente le sarà fedele per sempre, ecco, nella vita reale le cose andavano un po' diversamente. È un film tragico in una certa scena piuttosto duro. Però io consiglio assolutamente di guardarlo, a parte che appunto un film in meno di 2 ore ve la cavate, ve lo guardate tutto e è decisamente da vedere. Alla fine non erano 5 cose, ma erano 6 e quindi emenderò il titolo del video. E se avete altri consigli da dare, magari scrivetelo sotto. Vi dico che alla fine questo è più o meno quello che c'è in merito a serie TV. Ce n'è un'altra che però non ho ancora visto e di cui ho sentito parlare solo poco fa mentre facevo delle ricerche, sarebbe Harlots, ambientata sempre nell'Ottocento, Settecento se non sbaglio. Potremmo dire, almeno da quello che ho capito, che sarebbe la storia di Sienna Russo. La cantante d'opera amante di Anthony, però so che era una serie Hulu che non è mai stata tradotta in italiano, quindi se me la vedo in inglese e che non è mai arrivata neanche sui nostri schermi, quindi è difficile da reperire e qui ho voluto darvi cose che potete guardare in maniera abbastanza agevole. Se vi iscrivete ad Amazon Prime Video con il link che vi ho dato sopra, sostenete il mio canale, quindi nel caso ve ne sarò molto grata. Grazie di aver seguito anche questo video e rimanete sintonizzati per sapere qual è la trama del terzo libro della saga dei Bridgerton, sia senza spoiler sia con un elenco molto dettagliato di tutti gli eventi che accadono durante il libro. Alla prossima!